poco provocatorio, ovvero quella di chiudere l'unico accesso alla città di Venezia, il Ponte della Libertà. Bisogna rinascere e andare avanti. E neanche dal tuo partito da qua, desmantellando il superato. Finisce così con la performance dell'attore Cesare Colonnese la fissione dell'Araba Fenice, a simboleggiare la rinascita di Venezia dopo averne declamato la morte con il decennale del funerale del 14 novembre 2009 che portò il problema dello spopolamento della città all'attenzione dei media mondiali. Nella gremita sala San Leonardo la proposta sbarrare l'accesso a Venezia chiudendo di fatto l'unica strada che la congiunge con la terraferma, il Ponte della Libertà. Il perché è presto detto, non permettere più la mercificazione della città con l'ingresso selvaggio e indiscriminato di turisti, per di più maleducati e irriverenti, verso la conclamata bellezza e la storia stessa del centro storico. Inizierà da qui la rinascita e il nuovo risorgimento della Serenissima, partita infatti la raccolta firme per aderire all'iniziativa di Venezia.com. 10 anni fa abbiamo avvertito il mondo di quello che sarebbe successo ai centri storici delle città italiane e mondiali, e dopo 10 anni oggi abbiamo fatto il punto della situazione. La situazione è peggiorata. La rimozione del Ponte della Libertà, l'ultima trovata provocazione del fondatore del primo social veneziano. C'è una breve pausa.